per i nostri venerdì dal sindaco oggi facciamo tappa a Borgata Cresto, meno di 2 chilometri dal centro abitato del comune di Sant'Antonino di Susa, un ambiente immerso nella natura, con la sua cappella di Santa Brigida alle mie spalle, con i piloni votivi, con l'antico castagno. Ecco, questa è una delle suggestioni che chi vuol venire a Sant'Antonino di Susa può visitare. Naturalmente la stagione migliore sarà la primavera. Sulla piazza di Sant'Antonino di Susa, Bassa Valle, svetta un campanile romanico restaurato da poco. Una bella collaborazione con il parroco. Don Sergio è una persona con la quale il comune collabora moltissimo. Quindi diciamo che insieme abbiamo noi da una parte rifatto il sagrato e la parte antistante della chiesa, e lui da parte sua con delle donazioni e naturalmente anche con del denaro che proviene dalla diocesi ha recuperato sia il campanile che la chiesa. Ci sono anche altre bellezze che Sant'Antonino ha, e questo è un po' come dire: perché dovrei andare in questo comune? Ecco, uno dei motivi potrebbe essere il rifugio antiaereo. È un rifugio molto particolare, ce ne sono molto pochi in valle, ma il nostro è particolare perché era un rifugio privato che collegava l'allora azienda, il cotonificio, tra l'altro costruito da Augusto Abegg. Ecco, ha fatto costruire questo rifugio antiaereo per i suoi dipendenti. È gestito dall'Unitre, ovviamente in collaborazione col comune. Normalmente si apre 3-4 volte l'anno o a richiesta. Vogliamo spiegare che cos'è il Tritone di Sant'Antonino di Susa? Sì, il tritone crestato, che forse è poco conosciuto, è un piccolo anfibio molto particolare, presente solo a Sant'Antonino, a San Giorgio e in minima parte nel parco di Avigliana. Il tritone crestato è un anfibio molto molto antico e vive in questo habitat molto particolare, deve essere sempre umido. Infatti si chiama proprio area umida dei mareschi. Noi abbiamo investito molto per la sua salvaguardia. In questo stagno, in questi stagni anzi, non ci sarà solo il tritone, ma ci saranno anche altre specie, dei ragni molto particolari. C'è per esempio una rana temporaria, che anche questa è molto particolare. Colgo l'occasione per dire che se si volesse vedere quest'area basta mettersi in contatto con il comune. Quanta passione ci vuole, Susanna Preacco, per fare il sindaco in un comune con pochi abitanti ma tante opportunità da presentare? C'è un comune denominatore, secondo me, nelle cose che gli amministratori e i sindaci fanno, ed è l'amore per il proprio territorio, perché davvero altrimenti non si farebbe. Se pensiamo alle responsabilità penali che i sindaci hanno, perché è vero che il sindaco è giusto che sia responsabile, per esempio, autorità della protezione civile e la massima autorità sanitaria, però non è giusto che tutto ciò che succede il sindaco ne sia responsabile. Però questo è proprio per dire che lo si fa per amore della propria comunità.